Sindaco Matteucci, è la prima volta che dona il sangue all'Avis? Sì, infatti la prima cosa che dico è che lo faccio troppo tardi. Mio padre era un donatore sia del sangue che degli organi. Io ho deciso di farlo partecipando all'ultima assemblea comunale a Piangipane dell'Avis e poi perché ho letto i giornali, insomma, che c'è bisogno di più donatori. Lo rendo pubblico perché spero che qualche ravennate segua l'esempio del primo cittadino. Penso che sia un dovere, ripeto, lo dovevo fare prima e ho sbagliato a non farlo prima, rimedio adesso e lo rendo pubblico perché spero che tanti ravennati che possono, in fondo io sono qui, non costa nulla, costa un'oretta di tempo, poi fanno anche la visita e quindi uno dopo è proprio tranquillo. Poi si fa un gesto importante perché con il plasma si salvano tante vite delle persone, insomma. C'è qui con noi, è arrivato adesso, il presidente della rappresentanza degli immigrati. Proprio il primo giorno anche lui chiede il primo donazione. Donazione, beh, mi sembra una bella cosa, una bella cosa. A Ravenna ci sono 15.000 persone immigrate, se anche da loro viene il contributo per la donazione del sangue è una notizia molto bella. Babacar, allora, anche gli immigrati a donare il sangue, penso che sia un gesto di grande integrazione, un esempio che date a chi vi dà contro, una lezione di umanità quasi. Questo è il motivo principale veramente perché sono venuto qua a dare il sangue anche con il primo cittadino di Ravenna, perché è importante che ci facciamo vedere che anche noi non siamo solo consumatori di sanità, però dobbiamo anche essere solidali, sapere che la donazione di sangue deve anche essere una cosa che dobbiamo fare perché ci servirebbe e non sappiamo mai quando ci può servire, quindi ci attiviamo e facciamo capire alla città che siamo qua non solo per lavorare tanto tempo, però anche partecipare alla vita sociale e la solidarietà sociale che dobbiamo tutti quanti coltivare al massimo. Da sempre noi eravamo il fiore all'occhiello dell'Emilia Romagna e anche del Paese Italia per quanto riguarda la produzione di sciacche di sangue e di plasma, ma purtroppo nel 2009 come prima volta siamo andati in carenza. In carenza significa che non siamo riusciti a raccogliere sufficientemente per dare delle risposte alla richiesta del pubblico. Ecco, questo è un appello a tutti i cittadini che possono farlo, cioè dei ragazzi e delle ragazze dal 18° anno di età fino ai 60 anni, poi per fare questo gesto che credo che sia un valore importante civico per aiutare chi in questo momento ha bisogno e quindi speriamo. Ed è importante in questo momento anche perché ci avviciniamo al periodo estivo e per noi e per il sistema sangue, per le richieste che ci vengono fornite, è molto forte. Quindi un'attenzione ulteriore prima di andare in ferie, andare in vacanza a fare la donazione di sangue.